Eccoci ragazzi, di nuovo. Vediamo se stavolta gliela famo, eh. Se non ci siano complicazioni. Allora, ultima mappa, Desolated Wasteland. 80 giorni, quindi vi attaccheranno più o meno al 70° giorno qua. E popolazione brutale che non l'ho mai fatto, al massimo ho messo Love Population accessibile. Vediamo se si riblocca, eh. Così ripartiamo, si riferma un'altra volta live. Vediamo un po'. No, l'ha fatto. Pensavo già al peggio. Allora, calma. Calma, ferma, pausa, stop, fermati. Sono curioso anch'io perché in realtà non l'ho mai fatto con livello così alto di difficoltà. Ok, abbiamo già un po' di ore, un po' di legno qua che così vicino è la prima volta. Bene. Poi abbiamo un po' di legno. Che sarebbero cactus, anche quelli qua, però ne abbiamo un pochino, quindi forse ci potrebbero bastare. Altro oro, mizzica, però non lo prendo adesso. C'è un monte di pietra là in basso, un monte di, no, quindi vabbè, non è un monte, però c'è comunque un po' di pietra. Allora sembrerebbe che un po' di verde c'è, che in questa mappa qui il verde non c'è praticamente quasi mai, quindi anche quel poco che c'è, i cactus fungono da alberi per la legna, quindi va bene, diciamo che va bene. Là ci sono gli zombie, ma la normalità, ci sarebbero anche una modalità più semplice, quindi io direi di chiudere. Si chiude qua. Potrebbe chiudere così, si potrebbe chiudere così, oppure, e qua se ci si fa, si potrebbe chiudere questa zona qui. Allora, intanto gli alberi però sono un po' lontanucci. Io però se chiudo qua mi precludo tutta sta zona qui di alberi, quindi bisognerebbe chiudere almeno qui. Di qua si va un po' troppo in lontananza. Di qua non tocca lui, che fare qui e farlo qua per la segheria. Quindi noi, io ho paura che ci sia subito tipo il ciccione, la ci sia di tutto e di più subito all'inizio. Ho paura anche a scoprire cosa c'è. Te mettiti qua. Qui se ce la facciamo a pulire un po', puliamo. Però mi sta anche un po' laghicchiando. Ecco, subito. Attention, building completed. Allora, io metterei subito la segheria. 9, 9, 10. Avevo letto un 12, ma era più, era qua giù. 11. Però è in dentro, quindi lì. Mi sa che l'unica che possiamo prendere è il 10 qua. Però noi dovremmo chiudere un cincino più avanti. Quindi dobbiamo fare anche le case. Le case solitamente le faccio distanziate, però a sto giro qualsiasi cosa che faccio potrebbe essere un errore.
2, 3, 4, 5, 6. Solitamente lascio 6 spazi per costruire, perché poi qui io chiudo e ci faccio tutta una difesa intorno per l'ultimo giorno come ultima chance. Però il problema è che a parte c'è questo che dà noia, quindi andrebbe fatto almeno qua giù l'ultima linea di difesa. Mettiamo un paletto così e quindi le case andrebbero a questa distanza qui. Il problema è che poi andrebbero fatte almeno due mura, quindi la casa andrebbe addirittura qua giù in fondo. Però sinceramente a sto giro mi sa che l'approccio sia diverso. Mi sto già allargando troppo senza recinzione niente. Laggiù anche se mi attaccano il coso, tanto sono un gruppettino piccolo, facciamo il tempo a levarlo, a eliminarlo. Allora, io voglio chiudere qua giù. Però chiudere qui cosa significa? Che io devo chiudere qua giù e posso fare solo una linea difensiva. Non ne posso far due perché poi c'è questo. O al limite sfruttare questo e fare la linea difensiva qua giù. Ok, però intanto questo me lo levi. Che potrebbe essere pericoloso. Mettetevi qua in mezzo. Sto laghicchiando un po'. E questo lo facciamo. Facciamo qui, dai. Poi manca. Ah, perché questo sta ancora costruendo addirittura. Arriva quelli che corrono, occhio. In quarto non so se ce la fanno. Poi magari se gli sparano. Io gli ho messo la priorità. Ma io l'ho messa la priorità. Speriamo che resista. Sì. Qui dobbiamo arretrare. Dieci, dai, su. Qui c'è oro, mi servirebbe un po' di legno. Il problema è che anche una di queste solamente fa poco o niente. Servirebbe almeno due. Attention, building completed. Oh, amore, mucino. Tutto bene? Tutto bene? Non pare falà, eh. Senti. Allora, qua. Che o qualsiasi cosa potrebbe essere l'ultima. Fammelo qua giù. Il problema è che io come posso chiudermi in maniera di non rischiare? Impossibile. Spero di non attirarne troppi, eh. Io vorrei chiudere a questa altezza qua. Vorrei farne un altro. Vorrei farne un altro, qui non me lo dà. Vabbè, li faremo qua giù. Facciamoli un attimino in questa zona qui, che sono più coperto. Facciamo una segheria qua. Guarda qua che casino. Che casino, niente. Che casino, lo sapevo, non dovevo usare lui. Ok,
Poi dove cavolo vai? Se io è l'unica a scappare e portarli sperando che non. Casino. Poi se ce la fa a lasciarlo indietro. Per ora sono vicinissimi. Questo ci crepa un'altra volta. Andate, porca. Non si riesce. Non si può lavorare così, non si può lavorare così. Sono a un centimetro. Come cavolo fai a lavorare così? Che sono a un centimetro questi. È impossibile, no? È impossibile, sono a un centimetro. Questo è già crepato. Questo mo ci crepa. E questi stanno già attaccando. Niente. Cioè non ti puoi permettere di allargarti perché sono in troppi, cioè ti assalgono. Specialmente quello che poi usa l'arma e fa anche rumore. Ma noi insistiamo, oh. Voglio insistere. Voglio insistere. Ecco, qui magari siamo anche un po' più chiusi, almeno su un lato e mezzo, manco due, uno e mezzo. Però, meglio che un cazzotto in bocca. Allora, vediamo un po'. Qui c'è altro, però aspettiamo un attimo perché mi dà 10 o 40. Non ne voglio sprecare manco una goccia. Qui mi piace già di più. Qui c'è, mi sa che qua c'è una casa infestata, e te pareva, ecco. Detta qui mi piace di più, l'ho bruciata. Abbiamo subito trovato quello che non dovevamo trovare. Però la pietra è lontanuccia pure, ma forse qua, se qua è chiuso è ottimo, ma credo di no. Vediamo un po' se è chiuso. No, e te pareva, troppo bello. Quindi siamo coperti da un lato solo alla fine. Solo da questo lato qui. Perché poi di qui andrà chiuso perché passeranno. Ci passerà il mondo. E vabbè, io di più non scopro. Tanto è inutile andare a scoprire roba per poi farsi chiappettare al volo. Se mi dai il gold qualcosa faccio. Se non mi dai manco un gocciolino di oro. Proviamo a spizzare un pochino qui. Qui è chiuso, cioè è chiuso, c'è quella roccia lì che potrebbe essere buona come chiusura. Dai, io qua cerco di liberare un po'. Tanto non mi dovrebbero assalire perché con le frecce è abbastanza silenziosa l'attacco. Metti in pausa. Qui si dovrebbe guadagnare abbastanza. 12 8, però qui è verde, qui qua non ce lo vorrei mettere. Qua ci darebbe anche 13. Però c'è questo pochino di verde qua, non ci voglio, voglio lasciarlo per le farm. 13 qua. Ok, che è buono. Ne facciamo un'altra e già sarebbe un'ottima cosa. Io vorrei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho detto che non ci volevo così niente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7. Va bene, va qui perché c'è la segheria.
E questo è il limite dove non dobbiamo costruire per lasciarlo all'ultimo giorno per fare l'ultima, la difesa finale. Non ci arriveremo mai all'ultimo giorno, eh? Cioè, siamo coscienti di questo perché, anche se è bello vivere in un mondo di illusione, dobbiamo essere anche un minimo coscienti delle nostre possibilità, che sono pressoché zero. Però io sono arrivato fino al 100%, perché l'ultima mappa la sblocchi con il 100%. Poi l'ultima mappa non avrebbe la obbligatorietà di fare un punteggio di score factor, perché non essendoci un'altra, una sesta, una quinta mappa, non essendoci una quinta mappa, sono fissato che questa è la quinta e c'è una sesta, ma questa è la quarta. E non essendoci una quinta mappa, quindi non c'è l'obbligatorietà, cioè l'ultima mappa la potete fare anche al 10%, non vi cambia nulla. Se non che c'è un discorso per quanto si dice che se voi fate tutte le mappe al limite massimo di difficoltà vi sblocca una mappa segreta. Dicesi, io però non ho trovato informazioni su questa cosa qua. Quindi non so se è una cosa vera, se non lo so. Però io ho già 150 ore su questo gioco qua, quindi potrei anche dire mo basta e tanti saluti. Però comunque io direi che qui la possiamo fare anche qua, là. Che tanto ragazzi, se la facciamo più vicina, se la facciamo già qui, ci sfondano subito. Se manteniamo una certa distanza, può darsi, poi al 500% di difficoltà, tutto è il contrario di tutto, quindi vabbè. Quindi noi facciamo le prime casette qui esterne. Due. Attenzione, building completed. Loro intanto fanno qualche cosettina qui, però ragazzi, questo che vi arriva addosso, su. Questo che vi arriva addosso, su. Io potrei farle dentro le case, dato che sto già delineando la prima, diciamo, la prima difesa, però poi le dovrei distruggere tutte e rifarle, perché qui bisogna lasciarci lo spazio per fare la difesa finale, quindi tutte le torrette difensive vanno messe qua. Se ce la facciamo, perché in 80 giorni è molto probabile che non riusciamo a fare niente, di tutto quello qua in mente. Ci manca ancora l'oro. E l'oro vedo che va anche avanti lentamente, purtroppo. Attenzione, building completed. Io vorrei fare un'altra segheria, però ci sta bloccando l'oro. Ma all'inizio non guadagnavamo sui 300 di oro? Qualcosa che non mi torna. La partenza è troppo lenta. L'altra segheria la possiamo fare qua, 11, via di qui non vorrei, vorrei lasciare com'è. Minchia, 16, no, 13. 13 mi attirerebbe, però 11, facciamola più interna possibile. E te a questo punto vai a difendere qui, così evitiamo che ci attaccano alle spalle e loro devono difendere un po' tutta sta zona qua. Allora, una, due, tre, e verrebbe qui. Quindi poi tanto le case, l'ultimo giorno, quando si arriverà all'ultimo giorno, spariscono tutte. Poi con calma, fate un passettino alla volta.
Se noi riusciamo a chiudere fino qua in fondo, è fatta. Perché dopo abbiamo il tempo di fare i cecchini, di con una quindicina di cecchini al 100% di score factor bastano. Non so, magari qui ce ne vuole una ventina perché saranno magari molti di più. Però io per il momento i punti di riferimento miei sono basati sul 100% di difficoltà. Quindi io solitamente con un 100% di difficoltà, con una quindicina di cecchini, tiravo giù le case, ma tranquillamente, senza alcuna perdita. Mo' vediamo al 500%. Poi non so se magari, essendo il 500%, hanno voluto indebolire. Diciamolo qua, non la volevo fare lì, vabbè. Ah no, l'ho fatto un gocciolino. Ho sbagliato, merda. Però qui ci vuole 4 posti, quindi no, non è giusta. Ci vogliono 4 posti perché se la faccio più stretta, se la faccio più stretta qui poi non riesco a fare la difesa, perché la difesa occupa 4 posti. Quindi va fatto un doppio muro qui, un muro qui e un muro qua. Quindi questi qui andrebbero, tipo, io li vorrei fare qua giù. Però qui bisogna lasciare il posto anche alla miniera, che da questo lato secondo me si guadagna un gocciolino di più. Vabbè, però lasciamo così, dai. Però qui si stanno già avvicinando troppo. Praticamente noi bisogna costruire con gli zombie dentro casa, poi prove. Cosa bruttissima che già facevo, già prima al 100% capitava di costruire con gli zombie a mezzo metro. Allora, qua con calma, perché qui la calma è la base di tutto. Qui andrebbe fatto addirittura qua giù. Qui ci vuole un'altra entratina. Qui bisognerebbe, forse sarebbe più sicuro farle dentro e poi eliminarle, secondo me, a sto punto. Perché se ce ne va anche mezzo di zombie qua, succede il devasto. Vabbè, a questo punto ti puoi anche eliminare. Qui non ci volevo costruire, poi le distruggerò per farci la farm. Perché solitamente la difesa finale la costruisco negli ultimi giorni, non la costruisco subito. Però siccome io non so adesso, siamo partiti da qui e tanto noi più in su non possiamo espanderci. Quindi a questo punto la faccio subito. Io qua vediamo se con lui posso permettermi di fare un passetto in più. No, allora, te non t'azzardo a sparare perché ci rovini. Noi dobbiamo espanderci. Dobbiamo chiudere anche di qua perché. Guarda, questa subito come va. Tanto qui isolata non ci dovrebbe sentire nessuno. Allora, io la potevo fare anche di qua. Vabbè, vediamo un secondo, perché poi se la devo fare di qua la devo difendere. Allora, voi per il momento fate una bella cosa, difendete da questo punto qui. A questo punto c'è anche qualcuno laggiù. Se la faccio qua, no, perché non mi arriva fino in fondo. Ok, allora la facciamo qui che è anche più difesa, e te stai sempre da questo lato qua. Poi loro tanto fanno la ronda lì.
te a questo punto. Chi c'è qua che sta? Chi è? Our defenses are being attacked. Allora, speriamo che non l'abbiano sentito. Te stai qui, non ti muove. Zitto, zitto, fai finta di nulla. Allora, io vorrei riuscire a impadronirmi di questa fetta qua, però. Perché per il momento è l'unica chiusura sicura. Anche perché qui io tiro dritto. Non mi espando. Quindi se noi riuscissimo a liberare un po' questa zona qua. Ha fatto? Ma no, sono lenti però anche queste torri qui, Allora, chi l'ha fatto? Qui mettiamo uno e due subito. Così ci leviamo il pensiero. Ok. A me non mi piace fare le mura così attaccate, mannaggia, perché qui c'è anche un sacco di bella robina. Qui vorrei chiudere, diciamo, un po' così, un po' lateralmente così. E qua vorrei chiudere in questa maniera qua. Sfruttare un po' tutti gli appoggi che ci abbiamo. Però non è detto che sia una cosa facile. Allora, proviamoci, Anche perché qui va difeso tutto, è un casino. Va difeso tutto. E non è facile. Anche qui va raddoppiato perché gli attacchi poi saranno ingenti. Il food. Allora, il food per il momento ci appoggiamo qua. 10. Poi se ne fa 10. Qui ci dovrebbe dare un po' di più, 12. Vabbè, 12 è proprio ora, 13 e qui non ce la fa più. Perché si toccano molto probabilmente, sì. Il problema del food è di questa casellina qua, che non consuma niente perché consuma uno di energia e basta. Il problema è che dà veramente poco. Ok. E io qui da solo non ce la facciamo. Food sta facendo. No, ma perché? Qua già sono troppi. Che quello entra nell'unico buchino che c'è, guarda quest'altro. Seccalo. Vieni via, vieni via, vieni via, vieni via, portalo qua sulle mura e te ritorna qua. Vabbè, però è troppo casino così. Allora, le case le facciamo dentro perché stiamo rischiando troppo. Facciamo quelle che ci entrano, quelle che non ci entrano non le facciamo. E quelle lì ora vediamo se levarle o no al momento. Proviamo così. Questi prima che sfondano sono maledetti. Ti rientra e qui diamoci da fuori a fare le doppie mura. L'oro. Ci manca l'oro. Siamo indietro con l'oro. Poi fermo lì, sei maledetta zozzona. Siamo indietro con l'oro purtroppo.
Qui la proteggiamo un secondo, così almeno se l'attaccano non va giù con mezzo colpo. Qui stanno arrivando. Vedi là. E a questo punto vai anche te. E uno si sposta di qua. Ripariamo il possibile. Allora, bonus farm oppure il command center trasferisce 4 di energia e aumenta la visuale del raggio di 4. Bonus farm serve fondamentalmente perché non abbiamo, abbiamo solo questi alberetti qua, poi quell'altro li abbiamo in fondo ma non ci arriviamo. Di dire questo, però 4 radius, cioè ci dà più 4 di energia e qua solo 4 di energia non è che sia quella. Beh, io scelgo la farm e non la facciamo, cioè abbiamo un problema momentaneo. Allora io vorrei raddoppiare questo qua perché intanto vediamo di chiudere qualcosa. Allora questi due io li levo, che ci impediscono di chiudere. Tiè. E qui poi chi? Allora qua giù facciamo il doppio, tanto qui sarà drammatica la faccenda che ce l'abbiamo addosso. E vabbè, tanto non passano. Poi le vedremo anche queste due case, perché a questo punto rompono le banane anche queste due case. E via. E qui raddoppiamo per quando abbiamo il materiale. Allora qua credo che due con il doppio muro va abbastanza bene. Giù, sbrighiamoci. Voglio cercare di chiudere. Voglio cercare di chiudere. Vediamo un po' se possiamo fare un po' di soldati. Wood 20 e gold. Il problema è il gold, che sta girando pochissimo il gold. Non ci dà praticamente niente. Qui chiudiamo. Così un attimo. Voi uscite. Difendete un po' qua. Vediamo come stiamo messi. Se, perché vorrei arrivare qui in fondo, ragazzi. Non. Bisognerebbe sfornare subito una decina almeno di arcieri. Subito. Per contrastare. Cioè noi stiamo costruendo con gli zombie in casa, eh. Non è normale sta cosa. Ok, ci sta lui che tanto dovrebbe. Santa pazienza. Io qui lo faccio perché è l'unica maniera per non farmi fregare all'istante. Allora qua. Ah, vabbè, lì c'è il mondo. Ok, chiuderemo. Qui si potrebbe chiudere. Sì, qui si potrebbe chiudere. Qui si potrebbe chiudere. E qui chiudiamo dove possiamo, fondamentalmente. C'è un altro, ce ne servono. Tanto ce ne servono altri due. Anche di più di due. Qui è chiuso? Sarà che è chiuso qua? No, c'è sto passaggio qua. Ti pare, ma ti pare. Ma è, ti pare che chiudono una roba questi. Ma gli fanno qualcosa? Speriamo che non aggancia quello.
però credo proprio di sì. Eh sì, l'aggancio. Io ti prego. È rimasto male. È rimasto un secondo fermo. Ho detto no, non è possibile. Me l'ha distrutto. No, ci ho rimesso l'ora, però vabbè. La faccia dello zombie che ci è rimasto male è meritato. Quindi ragazzi, ogni passo che si fa è l'ultimo. Mi dai un'occhiata qui cosa c'è? Possiamo chiudere a questo livello qui? Sì. Ok. Vediamo se mi posso agganciare a questo. Forse vado un pochino più avanti. Ferma, fermati lì. Ah, lo posso fare. Io lo farei fuori, perché qui dentro tanto non mi c'entra. Poi qui deve restare vuoto, nel discorso che vi ho detto prima. Facciamo qua, perché qui ci vuole un'altra linea di difesa. Bisogna fare così. Speriamo. Zero, eh? Io poi queste devo eliminarle tutte. Attention. Building completed. Due di energia. Dove la faccio l'energia di mortaccioni vostri? Mortaccioni di questo maledetto gioco. Dove li faccio io? Allora, qui chiudiamo. Volevo chiudere un pochino più giù per prendermi ancora un pelino più di verde. Ma vabbè, dai, volevo chiudere qua o anche più sotto. Però non voglio andare a indagare cose mostruose. Intanto abbiamo chiuso, la facciamo doppia subito. Che vuole stare un pochino tranquillo. Va bene, qua non ha ancora fatto. Qui stanno attaccando. Qua è un po' una ronda. E chiudiamo anche qua se riusciamo. Vengo. Ce la fate? In due? Su. State qui in hold position, va. Allora, se gliela fai, ecco, a cacarne un po' di soldati, due, sforzone, che sforzone, guardali, ma almeno dimmelo, no, ma almeno dimmelo, quando me lo vedi, dopo mezz'ora? No, vabbè, cominciate adesso. Vedete, se io non avevo messo le mura intorno alla Tesla, già era finita, perché poi si moltiplicano. Guarda quelli in 3, in 4. Ora, sono andato via di lì, arriva, perché poi lo fanno anche di proposito, non è casuale. Ciccio, guarda che c'hai gente alla porta. Non è per sfiducia, no. Allora, uno me l'ha fatto lì, uno sta entrando, questo se lo può fare anche da solo. Ok, qui c'è quello là. Sto diventando matto su questo robo qua. Qui ce ne vogliono due addirittura, con tutte le salse. Ce ne vogliono due. Io qui ho paura ad andare ad avanzare. Tutti ora, non c'era nessuno che avete fatto.
Che è questo? Mi da una avete fatto? Vieni a darmi una mano. Facciamogli attaccare qua, che tanto, anche se lo danneggiano un pochino, va bene. Vedete, poi si può anche sfruttare come appoggio in un momento di difficoltà. Guarda qui che casino. Ma non è possibile, bisogna andare su. Bisogna andare su a difendere, lo sapevo che ne venivano a frotte. Questi maledetti. Ok, voi andate giù subito perché qualcuno stava arrivando. Come è morto questo? Da solo? Ah no, è stato lei, ok. Lei, lui. Allora, state qua. Fate la vostra ronda in tre. Allora, qui l'ha fatto, ne dobbiamo fare un'altra. Per chiudere. Dai, che io vorrei chiudere abbastanza velocemente anche. Facciamolo qua. They are trying to break through. Ma noi che andate nel muso? Perché? C'abbiamo anche uno veterano. Ci mettono tanto però. Ah ok, ora sono in due. Gli attaccano, continuano. Ok, pensavo fosse un altro zombie. Vediamo qua se riusciamo. Mamma mia. Frenetico però sto giro, eh. Fatto così. Guarda. Ah, maledetto. Allora qui tiriamo un po' in su perché tanto poi c'è anche questa crepa qui. Però c'è sto un pochino di verde che mi servirebbe. Quindi. Dove? Ma non gli dovete andare così addosso. Venite qua. Va bene. Picchia, mena questo. Lei, vengi qua. Qui comunque vengono in continuazione, eh. Io volevo prendermi anche quest'angolino di verde, sarebbe tanto bello, ma mi sa che non te lo permettono, quindi noi chiuderemo qua appel, perché tanto se entriamo più in profondità ci sbranno, perché molto probabilmente non so se qui è aperto, no, qui non è aperto, però aspetta un attimo, qui è chiuso. È chiuso qua. Quindi da dove passano? Da qua? Vabbè, di qui ok. Però anche se ci fosse un punto solo sarebbe ottimo. Dai che siete veterani, dai. C'è due punti. Questo e questo, perché questo è chiuso. Io direi sarebbe ottimo prendere sto pezzetto qua, però se però me lo fa fino qui, quindi ce ne vorrebbero due. Io al momento chiudo qua e poi magari avanziamo. Lui ha fatto quello che doveva fare, sì. Chiudiamo qui. Ok, va bene, te stai dove stavi? Mi servono altre unità, mi serve l'energia, mi serve un mondo di roba.
Io le case le vorrei fare qua, perché qua avrei anche lo spazio per fare la banca. E non sarebbe male. Però al momento siamo costretti a non poterlo fare, perché poi queste le devo eliminare tutte. Quindi non facciamo così. Però ci vuole anche lo spazio perché c'è da fare la miniera, che non l'abbiamo ancora fatta. La miniera occupa 4. E allora le possiamo fare anche qua giù le case. A questo punto. Tutto sto casino e poi mi fa fare 2, va bene. Anche l'elettricità. Allora, questa per il momento la chiudiamo. They are attacking the colony defenses. Sembra che abbiamo le cose sotto controllo, ma in realtà non le abbiamo nemmeno un po'. Abbiamo tutto perché basta un qualcosa di strano. Io vorrei una Great Balista, me ne basterebbe una nel punto giusto. Sarei già contenta. Allora, elettricità. Elettricità si potrebbe fare anche dentro, volendo. Però ormai non c'è più posto, quindi va fatta fuori. E qui sarebbe un posto ottimo, se non che non è molto difeso. Però mo qui lo chiudiamo. Lo chiudiamo e lo chiuderemo così. Però la tentazione di chiudere qua giù è grande. La tentazione di fare una cosa del genere è grande. Anche se poi una doppia chiusura qui e poi anche qua giù non è che, cioè, più se ne fa e meglio si sta, eh. Allora qua ce n'è uno che sta facendo il furbo. Poi non sto considerando che a breve arriverà anche l'ondata. Quello è un optional, eh. Allora qua, vabbè, qui lasciamo così. Io sono fissato a fare le cose. Da queste dovrebbero tirare giù senza tanti problemi. E chiuderemo subito qua. Occhio ragazzi perché arrivano, eh. Ok, vaffanculo, troppa roba. Dai, 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 troppa roba. Troppa roba. Ecco. E lo sapevo che non ci si faceva, no? Ma ti pare. Chiudiamo così e tanti saluti, eh. Si impegnano pure, sa. Ne mandi un altro qui, poi c'è anche lui che può dare una mano. Ah, ci hanno messo i bratti laggiù, assolutamente va giù con un colpo. Allora, no, io non penso che sfonderanno anche qua, eh. Allora, niente. E magari ci ritorneremo una seconda volta. C'è casino, eh. Ma qui comunque entrano anche di qua perché questo prima non c'era. Ok. Allora va bene, lì facciamo finta che vada bene così. Qui io potrei anche chiudere, vorrei chiudere esattamente qua, però c'è questo nel mezzo. Potrei chiudere un attimino dopo, ovvero qui, però ci sono gli zombie nel mezzo. Potrei chiudere un attimino prima, però mi scoccio a lasciare fuori sto ben di Dio fondamentalmente. Non sempre è facile scegliere. Qui va bene, qui ascolta, ne lasciamo uno qua.
che tanto te ne lasciamo uno qui. Questo poi ci penseremo magari quando siamo più in tranquillità. Ti unisci a lui. 50 di legno, vediamo un po' se riusciamo. Questo va raddoppiato all'interno perché c'è la fossa lì che... un bel casino, che poi guarda qui il casino che c'è, si sì, quanti ne vengono, dramma. Ecco, e ora li porto su, perché se li porto giù c'è anche la torretta scoperta lì. Ne posso fare anche 20 di questo, ma non sono tutta sta meraviglia l'arciere, eh? Ci vorrebbero almeno gli altri, quelli con il pompo, soldati. Però purtroppo al momento, allora siamo già con 0 e 0 anche di food. Però abbiamo la farm, giusto? La farm qui ci dovrebbe dare un bel po'. Solo? Se noi leviamo un attimino questo... Ah, ormai ci ho costruito e me la piglio in saccoccia, ho capito. Non sapevo, questo non lo sapevo. Ci possiamo prendere, credo, il massimo è 42. E ormai l'abbiamo preso in saccoccio, perché una volta che ci ho costruito, vabbè. Allora, te ci costruite, so cavolacci tua. Mi fa piacere. Fucilino sta lì, te puoi anche dare una mano volendo, così se ti va meno uno addirittura. Ah, giusto, che poi non ho messo 15, perché non me le 15, perché c'è questa che mi dà 13. 7, vai, buttati lì. Questo comunque lo chiudiamo. No, poi se riusciamo a chiudere. No, qua giù però veramente troppa roba. Anche facendo un po' così, chi se ne frega. Siete brutti, siete brutti. Un attimo, ma ferma un secondo. Questo, ma chi l'ha fatto riparare, io? Male. Va distrutto, sennò tutte volte me lo ripara in automatico. Sì, va bene, va bene. The walls are under attack. Posso distruggerlo? No. Attention. Building completed. Vediamo qua, grazie. Che bello. Che bello. Allora.
Qui anche qui andrebbe raddoppiato velocemente perché non mi fido. Questo lo possiamo levare? No, c'è sempre lo zombetto. Lo possiamo levare? No, c'è pieno. Cosa devi? Oh, ok, facciamo. Ce l'abbiamo in casa praticamente. Ci manca persino la torretta. E ci mancano persino le case. Allora, vai, butta lì di nulla a nessuno. Troppi. Che è? No. Dai, su, siete in 20.000. Cioè, siete in 3, vabbè. Bravo, bravo. Crepa, crepa. Che fa bene anche al morale. La faccio è chiudere il volo, no? Se attaccano di qui, abbiamo nel bocciolo. E basta, entra in casa. Ma chi vi vuole? Qua. Poi arrivano da 3.000 km. Da dove cacchio arrivano? Arrivano da sud. Ma guarda casino, ma perché tutto sto casino? Ma poi ora, no? Mica sono arrivati prima, dice, sai. Ora che c'è l'attacco arrivano. Guarda casino, ma che cos'è? Io come li tiro giù quell'arte che sono sto. Impossibile, dai. Misero fallimento. Ma quello dove va? Da 3.000 km. Che non c'era tutta sta gente. È stato fucilino? Ma no, perché stavano già arrivando. E io qua non posso mollare la situazione. Dove arrivano? Di qua o di là? Guarda casino. Cioè, ma secondo loro, no? Come li contrasto con quattro sciamannati qua? Vediamo il primo attacco, giorno 12. È anche un attacco non significativo, ma nemmeno così stupido. Lei, faccio qualcosina magari, no? Lei, faccio qualcosina. Sfondano, anche perché sfondano mi sembra anche in maniera più rapida. Ma guarda quanti sono poi, cioè. Mignotte che va. Cioè, su, di giù, di qua, di là. Cioè, un guardalavori, ma questo che è un attacco? Che cos'è? Cioè, ma guarda quanti sono, il dodicesimo giorno.
Cioè, in 12 giorni noi dovremmo già mettere le baliste, ma è perché è l'unica. Stare in uno spazio ristrettissimo perché tanto allargarci non se ne parla nemmeno. E di andare di baliste subito. O se uno trova la fortuna di skippare subito la balista dal centro di comando, dal sindaco. Ma poi guarda qui quanti ne arriva da qua. È impossibile. Dodicesimo, ora, dodicesimo giorno. E poi quindi arriva una marea, il problema è anche quello. Cioè, quindi anche con la balista ce la facevi, eh? Niente. Emanuele, ritrentiamo. 33 tentrini, andavano tutti e 33. Torterellando. Ritrentiamo, quindi. Allora, l'ultima mappa, anche perché se facciamo quelle precedenti non ci dà il 500%, popolazione brutale e 80 giorni, se facciamo 100 non è. Vediamo, boh, che mi sono messo a fare, ma perché? Il motivo del... Bisogna essere sadici, c'è altre spiegazioni. Allora, anche qui apertissimi. Qui se vediamo che non è, conviene fare una cosa. Se vediamo che non è una mappa adatta, skippiamo. Che poi in realtà quella di prima era anche adatta. Se non ci avevamo. Zitti, zitti un po', zitti un po'. Quella è caruccia e fa anche male. Però attivarla sembra vuole 30 di energia. Se non mi sbaglio. Beh, qua c'è una miriade di zombie. Se abbiamo i quartieri attaccati, la skippiamo, perché vorrei durare un pochino più di 12, di 12 giorni. Ecco. Andiamo via. Praticamente ci abbiamo attaccata un'altra volta. Io non so se è una cosa che possiamo evitare, se non... Ma guarda che siamo... Poi qui gli alberi, dove me li avete messi? Di plastica? Cioè, questi sono tutti gli alberi che ho? Che sono cactus poi alla fine? Ma dove... Tentiamo. La vedo... No, bigia, la vedo proprio nera. Allora, segheria, quanto mi dai? 8 e qua giù 10. Vai a fare un po' di casino, vai. Cioè, giorno 0 già ti attaccano, al centro di comando, giorno 0. E sono anche un bel po'. Non è un singolo. Io la volevo fare proprio qua perché è l'unica che mi dà 10. Che se poi la faccio qui non me la fa fare laggiù. Vabbè, quindi io vorrei mettere. Sarebbe ideale qua perché così tanto c'è questi tre nel mezzo. Speriamo la difenda. Cosa vi devo dire? Eh sì, bravo, l'hai trovata, ma non... Se l'attivi ci rovini. Quindi. Il meglio sarebbe far subito la difesa qua giù. In linea con questo. Ci prendiamo un po' di petrolios.
No. Waiting on orders. Attention. Come on. Building completed. Aspettali. Allora. Fatti una cosetta qua. Qui dobbiamo costruirci per forza. Ci mangiamo un po' di verde, ma oh, aspetta, vabbè, tanto che è un verde che mi fa ridere. Cosa vuoi che ti dava? Cosa vuoi che ti dava? Cosa è successo? Allora vuoi. E li mando contro il centro di comando. Tanto se li mando contro di me mi ammazzano. No, vogliono me. Vogliono me, andate via, andate via. Vogliono me. Guarda quanti ne arriva poi. Cioè ragazzi, siamo al giorno 1. Sono già in difficoltà. Se si diverte questo. Tirategli, maledizione, su! Dai! E uno è morto, bene. Qui siamo rimasti in 3. E qua ovviamente non ci arriva. Non abbiamo più niente. Ma male che la segreteria non l'ho messa qui, se ne era già andata. Cioè, ma così è assurdo, ragazzi. Assurdità totale. Andate avanti. E con questo legno, su. Ah, ma non l'ho fatto io, ma sono rincretinito. Io come te l'ho già fatto la segreteria, ti è. Starà convinto proprio. Non mi ride. Io vorrei almeno chiudere qua. Cioè siamo a un metro dal coso e ci abbiamo già problemi. Ma poi non ce la fate a fermare che corre prima che vi acciuffino, eh? Io qui tento di fare un po' di pulizia, ma... Oh, me le puoi dare? Vediamo, quanto ci metti? Viene dalla Cina il legno, su. Ma spara a lui, maledetto. Is under attack. Gli adulti non li posso difendere. They are attacking the colony defenses. C'ho 4 pipponi. Our defenses are being attacked. Drammatico. Sì, ho capito, dai. Poi lenti anche a sparare, almeno sparassero un po' più velocemente. Poi dove anche? Sì, no, ti hai rotto.
Uno mettilo qua. Uno mettilo qua. Ancora, ce n'è ancora. Da questo non si scrolla di lì, già è nel casino, qui siamo nel casino. They are trying to break through. Io cosa devo fare? Cosa devo fare? Qui non si può chiudere perché tornerebbe anche bene chiudere. Guarda casino. Ma guarda casino laggiù, ma non è possibile. Ma dove va? Ma non vedi che siamo a un metro? Ma dove vado? Dove mi... Cosa devo fare? Dai. Su. È un... assurdo. Schippiamo, cioè schippiamo, intanto. Giorno 3. Poi uno può dire, ma te usi quello che col fucile che fa rumore, capito? Ma non è che c'ho tanta scelta. Dai. Volersi male, questo è volersi male. E che se uno si vuol bene non le fa ste cose, non va a cercare il 500%, sta sul 100%, che è già difficile, però magari ce la fa, perché ce la, sa che ce l'ha già fatta magari una o due volte. Oh, fammi un giretto, E poi sarebbe anche carino, no? Magari dici, vado a fare il 500% nella prima mappa, che è un pochino più clemente di questa. Non si può perché non ti dà il 500%, ti dà molto meno. Ma guarda lì, ma che cacchio. Ma come cavolo. Ora basta la casetta infestata qua. Subito. No, non possiamo nemmeno andare a... Ma poi quanti? Allora, mettiamo le buonanotte. Io mi ricordo che era 300 di oro all'inizio, non era 193. Mi ricorderò male, eh. Mamma mia, che lavori! E qui siamo bloccati, eh. Ci possiamo prendere forse un po' di verde qua, ma proprio poco poco. E basta. Questo lo piglio, eh. Chi c'è, c'è, lo piglio. Andiamo a mettere tutto mio, vieni. Eni, però qui non c'è nessuno, com'è? Che fa un'espansione tutta strana? Eh no, ma non mi sono neanche avvicinato, ma che cos'è? Non mi sono neanche avvicinato, guarda, questi... Poi anche se ti scappi, ti piglia lo stesso. Vabbè, abbiamo capito che tanto è più di lì. Allora, facciamo questo. Qui c'è giorno... Oh, io lo uso, per ne attira altri. Amen. Siamo già nel... Guarda. Facciamo le case, io le devo fare subito, non posso stare aspettando tanto. Te, fammi fare la ronda. Cioè io dovrei chiudere a ridosso del centro di comando. Come faccio? Te stai qua.
te sta in questo buchettino qua, se no prendiamo un saccoccio anche di lì. Te fino a dove può arrivare? Ecco, te fai la ronda così. E questo sarebbe il nostro territorio? Posso dire, i miei coglioni? No, già qua, vieni indietro, non te ne andare a cercare. Allora, facciamo la nostra segheria, la amata segheria. 14, però non si passa più, eh. 20? Ballo 20. 16, 20, però allora questo lo dobbiamo spostare. Perdiamo un po' di soldi, ma sennò non passa più nessuno. Mi sa che non passano uguale. Oh, che croce. Passi? No. Ah, va tutto il giro. Chi? Dai, andiamo decisi. Però se la faccio di qua la segheria, vediamo quanto mi dà dalla parte di là. 20 è tanto, eh. Io non ho 20 la prima volta lo vedo. Quindi non è una cosa tanto che capita spesso. Ok, te puoi anche andare qua. Allora, 7-3, tra un po' ci mancherà anche. Io voglio fare un'altra segheria. Attualmente qui non ce la fa fare perché c'è questa, però qui ci darebbe 12. Si può chiudere qua e dobbiamo chiudere prima della miniera. Poi se ci arriva. Sì, strano, solitamente manca sempre un angolino. Però 20 dovrebbe essere un cincino più veloce, no, eh? Allora, un'altra verde qui non me la do. Purtroppo ce la fallo più tipo qua giù e non ci arriverò. Quindi ci dà 20, ma ci leva un po' di. Che se questa la faccio più giù, qui ne potrei fare un'altra. Vediamo. Vediamo. Aspetta. Una cosa alla volta. Dove unit dove? Punto forti. Ah, cerca di tirare giù un po' di questi. Qui possiamo chiudere? No. E qui, ah, che brutta, è aperta anche qua giù. Cioè fa una chiusura tutto tondo. Ma chi? Dove? Our forces are in danger. Un quarto d'ora, eh. Ma qui chiudiamo così. Che poi mi piacerebbe prendere anche sto bel appezzamento di pietra. Dato che non ne abbiamo.
Però come si fa a sfondare qui? Ci manca tutto praticamente. Qui c'è un gocciolino d'acqua. Che non ce l'ha? 9. Perché non mi dà 10? Prendiamoci questo 9. Allora, qui possiamo chiudere. Poi lo prenderemo dopo questo qua. Qui chiudiamo così. Perché no? Nemici troppo vicini. Questi già stanno facendo il furbo. Guarda, lavori! Come fai? Chi mando io adesso? Guarda quanti sono già. Per aver messo un coso, una difesa piccolissima. E li sfonderanno. Dai, con questo vino fai venire angoscia. Attention, building completed. Che casino. They are trying to break through. Che casino. Ma veramente un casino arduo. Ma guarda poi quanti sono, cioè. A parte vabbè, sono anche di qua, eh. Ma questi sfonderanno ovviamente. No, vabbè, è impossibile. Io posso fare anche altre mura, a parte che non ho legno, che ne ho solo 40. Però tanto poi se ne aggiungono altri, cioè, ma anche di qua va bene. Cioè, poi se sei già in crisi adesso, dopo cosa fai? È assurdo, è assurdo. Riproviamo, fa un altro tentativo. Perché oggi sono abbastanza poco illuminato. Allora, qui sembrerebbe che siamo già più coperti. Qui è chiuso. Ma non ci credo, qua è chiuso, ma è incredibile, vai che questa ci dice bene. Minchia l'oro, tutte le volte mi scordo che manca l'oro. Ma che questa ci dice, cioè ci dice bene. Arriviamo a fa qualche giorno di più. Ci dice bene, già è. Abbiamo esplorata grossa. Però è difesa bene. Great. Okay, but it's gonna cost.
Ok, c'è un fottio enorme di pietra laggiù, ma che sarà imprendibile. Però la nostra pietra ce l'abbiamo anche qua. Io direi una ronda qua giù. Così. E poi liberiamo un po' sta zona qui se riusciamo. E se apriamo qui. E così ci mettiamo la segheria. Qui cerchiamo di liberare il più possibile, cerchiamo di prenderci tutto questo. Dai, qui voglio andare rapido però, non ci voglio sto un mese a fare cose. Allora facciamo un po' di casi qui, tanto non dovrebbero dar fastidio. Ecco, non me ne fa altre. Abbiamo anche un po' di verde qua giù che ce lo prenderemo. Mi raccomando, non attirate troppa gente insieme. Un pochino per volta. Passettini. Poi. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Con le 300. Our soldiers are in trouble. Che succede? Ma già nei problemi qua, eh? È anche lento, ragazzi, su. Quindici. Buono, buono, 15. Però ce ne fa mettere una anche di qua. Quindi, se non la mettiamo qua ci dà 9. 12. No dai, 15, dai, ne metteremo una anche qua giù. Quindi qui ne va messa un'altra. Case. Dai, case, case. Allora, 11, vai che ci stai bene laggiù nell'angolino. Vabbè, sei qua giù. E qui non mi fa mettere altro, mi bruci tutto così. Taccioni tua, perché mi devi bruciare tutto? Forse se lo mettevo nell'angolino là riuscivo anche a metterlo qui. Allora, di qua non ci arrivi, mi fa l'idea, no, assolutamente no. Se io lo mettevo, perché qui manca, se io lo mettevo praticamente un quadratino più su, ci sta che la l'Antercottage cottage lo mettevo qua giù e qui magari me ne faceva sta un'altra che non si toccavano, perché non posso per una bruciarmi tutto il posto. E però volevo ampliare qua, allora so, mettiamone una qui e una più giù. È tutto a posto. Ne mettiamo anche una qui. Vai. Piano piano, Se riusciamo a prenderci anche questo verde qua, è una cosa in più. Però forza con la segheria, perché è quella che ci permette di chiudere il volo. Facciamo un'altra. C'è anche un po' di pietra che non avevo visto, ci sarà due di pietra quello. Occhio. Occhio. Bravi. E qui nel mezzo non ci stai a fare niente praticamente. Allora, io direi, vediamo adesso se possiamo fare sti gol del cavolo.
Perché ogni tanto arrivano zombie da non si sa dove. Anche questo qui che correva prima non c'era qua. Perché è diverso, si vede più grosso. Alle spalle un pochino più grosse si vede. E non chissà dove arrivava. Allora, se io ti butto qua. Te adesso qui, vedi che adesso andiamo a fare qua. E' questo che volevo. Mentre prima 13, 14, buono. Guardate quanto mi fa fare. E qui no. Se io invece questo, perché bisogna vedere anche come le disponiamo, perché lui qui piglio 8, quindi prendere uno meno, però me la fa fare qua giù. Se lui me la fa fare qua giù, io però poi qui ne posso fare un'altra. Perché no? C'è tutto il... non tocco. Forse non ne posso fare un'altra, cioè ho finito... Ah, perché ho finito il gol. Perché qui mi va a toccare esattamente al limite della pietra, quindi io posso arrivare fino a qui, che se vado per esempio qua giù già mi toccherebbe, non me la fa fare più. Quindi questa ce la facciamo qui, questa ce la facciamo fino a 9. Ok, buono. Comunque 3 più una 4 sfruttata ottimamente. Voi continuate, se riusciamo a chiudere qui già è ottimo. Io non vorrei perderla sta mappa perché è spettacolare. 1, 2, basterebbe dopo difendere due lati. E pensare che io la terza mappa l'ho superata perché era difesa da tre lati. Devo difenderne solamente uno. Però dato che te stai qui senza fare niente, io però ho paura di usare lui, perché tutte le volte che lo uso succede il dramma. Quindi stai lì, vai. Allora qua vorrei chiudere. Qui facciamo l'ultimo. E questo verde qui no, perché poi partono anche da qua giù. Chiudiamo. Usciremo un po' di verde. Qui un'altra casettina. No. Mi manca il gold. Ma non vi fate inchiappettare adesso, che ci abbiamo la Tesla vicino. Comunque ci dà 12, ottimo. Ecco, ora se andate un po' più avanti, noi qua chiudiamo e siamo tranquilli, tranquilli. Io vorrei chiudere, ma chiudiamo qua a filo di questo. Non voglio arrivare a 50 di legno perché non voglio che si ferma la produzione. Vai. E sta arrivando anche qualcuno a corsa. Tanto allora gli basta anche un cancello per batterci il naso. Ragazzi, prendete questo che corre. Io 20 volte ve lo dico. Qui ci sono nemici vicini. Ok, poi quindi la raddoppieremo. Guarda come si incavolano. Perché qua giù no, scusa? Ah, perché c'è così di danno noia. Mamma mia, sta malide, sono a scherzare. Sono anche un bel po'. Ma da dove, mort...
Ma perché? Ma da dove? Ma se c'è lui che fa la ronda? Ma se c'è lui? Ma smettete con queste baccate. Dai, su. Ma perché ti passano dietro gli occhi? Ti passano. Meno male che si è risolta così, eh. Su. Perché ti devi far passare la gente dietro gli occhi? Non capisco. Allora, dato che qui chiudiamola, così non ci pensiamo più, eh. Occhio. Ma arrivano a frotte. Vai, metti dentro il coniglio. Vai. Una parola in codice. Allora mettetevi qui nell'angolino. A questo punto. Ecco. Io le facevo arrivare un po' di più. È sempre bello ricevere visite. Cambio. Let's go. Bring them on. Guarda, quell'altro si sta infiltrando, capito? Sto maledetto. Dice, mentre gli altri sono occupati, no? Io mi infiltro, maledetto zombie. Io non la voglio perdere sta mappa. Qui c'è da chiudere al volo. Qui c'è da chiudere al volo. Allora, case. Non perdiamoci in chiacchiere. E però le faccio qui, anche se le case in realtà... no, mi ci vorrebbe uno spazio molto più grande. Da un momento facciamole così. Tutte quelle che... tutto il possibile. E basta arrivare da lì. Ma che c'avete la... Ok, possiamo chiudere quest'angolino qui? No. Chi c'è qua che rompe le balle all'infinito? Su, venite via di lì. Ma è possibile, non posso chiudere che c'è due pirla qua giù nascosti dietro? Allora. Io voglio chiudere qua. Fatemi chiudere qui, non vi chiedo altro. Diciotto. Manca lo stone, maledetto lo stone. Food cottage più 3. Lookout tower lo uso pochissimo, non mi interessa. Ah, ho messo a riparare il centro di comando, così perdiamo un altro po' di tempo. Fate. Allora, passano le sotto, eh. Units under attack. Dai, però su. Yeah, se non ce la fate, andate dentro. Qui vorrei chiudere al volo. Vorrei chiudere esattamente qua. Però mi ce ne vuole un altro. Perché poi toccherebbe laggiù. Che
quindi è inutile andare nemmeno tanto alti. Allora a questo punto mi conviene chiudere così. Mamma mia, che buchi. Che zozzeria. Mangio anche no, però mi mangio troppo verde. State qua. Allora, voi dove state qui? Te. Vai qua. Tanto quell'angolino lì abbiamo capito che è di garba. Ma dove? Ecco. Da dietro, no? Pizzozzi luridi. Io buttate via un altro po' di soldi. Mi fa sempre piacere. No, stai qui. Qui ce la facciamo a chiudere quest'angolino maledetto? No. Eccoci. Stanno a rompere le balle fino a lui. Ma chi c'è qua? Su! Mezzo ritardato, andiamo! Lo stone l'ho messo, no? Perché sono un furbone. 30 wound. Se non faccio il legno, la pietra. Fai un altro di questo, sennò non ne usciamo. 16. Vai, allora, anche 16 è buono. Oh. Ok, penso che lei da sola ci possa stare adesso. Fai la ronda e te mi vai qua su. Qui l'ha fatta, quindi qua si può anche. Io vorrei chiudere prima di tutto. Cosa c'è qui? Nemici? È sempre l'angolino, c'è sempre qualcosa. Vieni su. Quanti siete? Venite. Vai. Oh, poi. Vabbè, comunque. Tanto visto che anche quell'angolino lì è coperto da loro. Mettiamone uno qui. Questo dove va? Dai a fa. E dà la mano, magari questo lo vedo già in pericolo io. Allora qua cosa possiamo fare? Io vorrei andare un cincino più avanti, però mi va bene anche qui, dai. L'ho messo in cavolo quando chiudo. C'è proprio un incavolamento generale. Non sanno che sono dentro e io sono fuori. Non hanno capito.
Un attimo, fammi fare le mie cose, per favore. Dove? E c'è lui. Allora, la facciamo la sedia. No, 30 wood. They are trying to break through. Our soldiers are in trouble. Poi dietro, così che non lo vedi nemmeno. Guarda, è proprio da maledetto. The walls are under attack. At your service. Take my arrows. Allora, facciamo un po' anche questo, che tanto poi me lo richiede. Lo facciamo adesso, così ci vediamo il pensiero. Poi facciamo un'altra fila di case. Se facciamo un'altra fila di case, no, cosa ti manca? Manca questo, e non lo possiamo più fare, che ci abbiamo messo la segheria. Bene. Allora, se io me lo faccio qui, lui me lo fa un altro qua giù, va bene. Our defenses are being attacked. Quando metteremo insieme 30 di legno? Mai. Anzi, 31 non è maccio, eh. Ah, c'è anche dietro qua, non mi cavo visto io. Perché non basta essere maledetti, bisogna essere più che maledetti. No, io dovrei far proprio qui invece. Chi c'è qua? Oh, la madosca. In modo dove mi riparo, che di qua ce n'è uno, di qua ce n'è un altro. Oh, vai da una mano, che poi sarebbe l'ora che diventasse anche veterano, no? Perché oltre al lag che ci sta, ne avresti già ammazzati un bel po'. Secondo me, guarda quanti, basta. È diventato l'angolo maledetto quello. Non si sa perché, ma è diventato l'angolo maledetto. Se quando voglia. Ce la facciamo. 5, 4, 5, 5, vai. È chiuso, quindi mo adesso dobbiamo difendere questo lato qua. Che ci sarà qua giù, che ce n'è un milione e mezzo, ci farà chiudere . Oh, che strano, eh. Se lo faccio così, se lo faccio così non escono più. Dai. Dentro. Qui la raddoppiamo qua giù. Quindi adesso te per fare la ronda, spero, da solo. Me l'auguro. E voi due state bene lì. Io mi metto nel mezzo, dove serve vado. È molto piccolo qua, però vediamo ora che succede il giorno 12. Qui c'è qualcuno che non ci fa costruire.
31 di legno. Ok, che abbiamo raddoppiato. Bisognerebbe triplicarli i muri, non raddoppiarli, cioè volendo saltando di uno e triplicarlo qua, che lo considererebbe come un altro muro difensivo. Ne possiamo fare tre attaccati purtroppo, che poi non sarebbe tutto sto grande vantaggio, lo potrebbe anche fare, però il gioco è così. Ok, qua l'abbiamo raddoppiato, qui è raddoppiato, qui è raddoppiato, manca questo. E poi non abbiamo preso chissà quanto posto, Allora, ci mancano un po' di persone da soldare qua. Poi la pietra ci mancherà sempre comunque in qualsiasi gameplay o live su questo gioco qui, mancherà sempre la pietra. Guarda che attaccano. Ok, meglio di fare al volo questo se ci riusciamo. Manca lo stone, che siamo a 16. Lo stone ce ne fa un altro qua giù, magari qui lui arriva fino praticamente a quest'angolino qui. No, anche qua c'è tutta sta miniera qui, cioè tutta sta pietra qua per una miniera sola, perché se te la metti qua forse abbiamo messo male, forse una di qui e una di là c'entravano. Sì, ho paura proprio di sì. Comunque mo noi mettiamo questa qui, non dovrebbe dar fastidio al verde qui, no, perché dobbiamo raddoppiare il muro. In realtà non darebbe fastidio se noi facciamo così, mettiamo qua, e forse potrebbe essere una cosa fatta bene. Forse qui dobbiamo forza raddoppiarlo così. Già poco posto. Qui ci passano? No. E qui le case. Sì. Non so, un sentore, ma la vedo male così a occhio. Lavoratori 10 e wood 40 per fare il wood workshop, che ci serve come il vino. Perché qua no? Quanto rompirai le balle, solo tu lo sai. Ecco, questo è rimasto niente, esci. Bravo. Non me l'ha fatto distruggere. Qui c'è da metterci una di queste, perché sennò rompe le scatole. Qui magari ci vorrebbe stare anche una. Ma dove era quello che stavo qua? Ah, ok. Ok, non siamo in sicurezza, ma meglio delle partite precedenti, sicuro. Ora aspettiamo l'attacco qua dei loro signori. Io qui dovrei eliminarla e provarne a farne una di qui e una di là. Vediamo se funziona, se non ho fatto una cavolata. Soldi spesi bene. Niente, se non apriamo le, se non sviluppiamo le farm,
Quante ne voleva? 10? 10. Per uno. Per uno te lo prendi nel bocciolo. Per uno. Te lo prendi nel bocciolo. Qui non le voglio fare perché mi brucerà l'erba. Nel bocciolo. Per uno te lo prendi nel bocciolo. E qua mi dava 12. Poi adesso non vorrei distruggere la segreteria e rifarla. Mi sembra un po' un'esagerazione. Se la metto qua e ci metto uno fisso e lui non esce più, giustamente. Vabbè, sta di sarà quel che sarà. Lei mi fa la ronda. Guarda, guarda che c'è già. Come vado via? Un secondo, arriva subito, c'è lo zombie subito pronto. Io questo me lo metto qui, così siamo in due. Si rimane in... Guarda, arriva già, arriva già. Sono lì che aspettano proprio. Allora, 9. Si mette un attimo in posa lui. Anzi, no. Metto un posa un attimo la segreteria. Intanto ora i muri li abbiamo fatti più o meno, anche se ne vorrei fare un po' di più. Qui ci andrebbe, quindi abbiamo fatto bene. Voglio farmi il Voodoo Workshop. Questo è anche bello ciccione. Ci stai qua? No! Voodoo Workshop, sì, perché mi sbaglio sempre con il warehouse. They are trying to break into the buildings. Spara, spara, muoviti. Oh, fai qualcosa però, eh. Sei messo lì apposta. Sei pagato per questo. Allora, subito, immediatamente facciamo le baliste. Ma subito, eh. Non abbiamo il ferro. Non abbiamo il maledetto ferro. Guardate un po'. Tanto per. Tanto per. Attention. Building completed. Ebbene. No. Completed cosa? Allora. Se non è quella. Arrivano, siamo senza ballista, aiutano, arrivano, aiutano, senza ballista. They are attacking the colony defenses. E ora? Io spero che arrivino da... Ma io spero che se ne tornino a casa. Fondamentalmente. Est. Ma di qua è chiuso. Quindi arriveranno da qua allora. Attention. Building completed. Allora lasciamo qua. Ce l'hai fatta? Oh, fermi tutti. Allora, subito lui. Poi hanno aggiunto anche un in, una nuova struttura nell'ultimo aggiornamento, che non so che cos'è, che non l'ho provato. Quindi poi dovremo scoprire anche quello. Vabbè, tanto la balista non ce la faremo mai, perché ci mette troppo.
Ma lascialo sta, ma no, è roba tua, è tuo, no, ma lascialo sta, no? Da casino. Scusa, ma l'attacco è da qui o di dove era l'attacco? Cioè, praticamente qui vengono gli attacchi simultanei. Vengono gli attacchi simultanei, perché non ha senso che proprio adesso arriva un'orda di non si sa dove, né si sa perché, ma arriva. E questi sfondano. Guarda. Cioè, e questa non è la non è l'orda, eh? Questa non è l'orda. Questa non è la maledetta orda. La maledetta orda deve ancora arrivare. Capito? Cioè, non c'ha senso, non c'ha logica. Perché anche se avesse avuto a qualche uomo in più, anche sta maledetta. E l'orda è di là. Questo non è un'orda, capito? Così è surplus. Omaggio della casa. Poi nel momento in cui arriva l'orda, guarda, di questi sfondano di là. Voglio andare avanti, sì, buonanotte. Vai a dare una mano. Poi continuano, non è che dici elimini il gruppo, ce l'abbiamo fatta. No, questi continuano, rotazione. Guarda, 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 continuano ad arrivare. Guarda. Cioè, ti leva anche la volontà poi alla fine, perché poi ti rompi anche le scatole, no? Se sei in queste condizioni al primo attacco, attacco simultaneo, no? Ho fatto un attacco di qua e un attacco qui a nord, capito? Poi nel momento in cui arriva l'orda, capito? Sono pure furbo. Questo dove va? Vieni indietro. E poi continuano ad arrivare, perché io anche se elimino questi non è che è finita, perché poi di qua ce n'è un bordello. Dai, però ragazzi, andiamo su, perché mi sembra che dormite pure un po', eh. Cioè, guarda là, c'è la fila, oh. Cioè, gli sconti al supermercato. Che? Guarda casino, guarda quanti! No, ma ora mi dovete dire. Guarda casino. Cioè, ma dove devo andare io? Guarda casino. Ma è impossibile. E non fanno parte dell'orda. L'orda è già passata, questa è un surplus. Ma sfondano. Sì, vabbè, Crepa, così non ci pensi più. Guarda, più qui, tanti ce ne sarà anche. Guarda, qui continua a sfondare. E questo lascio giù perché anche giù stanno attaccando. E niente, ragazzi. Dove vado? Poi anche se elimino questo gruppetto non è che è finita. No. Poi Ranger c'hanno una resistenza di una mosca. Niente ragazzi. Ah, delirio, un delirio assurdo, impossibile, ingestibile.
senza senso, perché non ha un senso. Io capisco che sono al massimo della difficoltà, però lo devi dare un senso, una continuità, cioè la possibilità di fare qualcosa, no? Che se no non c'è senso. Our defenses are being attacked. Vabbè, abbiamo capito, va bene. Comunque ragazzi, più del 13esimo giorno non riusciamo, più del primo attacco, anche perché se fosse un attacco singolo ci si farebbe anche. Il problema è che sono più attacchi simultanei, perché quello che è venuto a sinistra non era l'orda, era così, nel momento in cui arrivava l'orda, capito, sono arrivati questi e t'hanno fregato, perché o tiri giù uno o tiri giù l'altro, tutto non ce la fai. È veramente un casino. Veramente un casino. Va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qui a questo punto, che abbiamo fatto le nostre 2 orette e mezzo e oh, ci abbiamo tentato. Io ero curioso di vedere un po' com'è, sono contento di averlo fatto con voi e ci vediamo domani. Cos'è? Venerdì. Ci vediamo domani alle 6 e domani portiamo Pizza Ark, perché mi piace, lo sto giocando anche offline e mi garba un casino ragazzi, quindi lo voglio portare il più possibile. Va bene ragazzi, io comunque vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti, anche su YouTube, e niente, ci vediamo la prossima volta, perché poi anche quella live di questa andrà su YouTube, insomma. Vabbè, ci vediamo domani alle 6, ciao a tutti ragazzi, se io faccio a spegne.